La trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Riprendiamo con qualcosa di particolare, nel senso che non vi leggerò Tommaso Didimo, lo faremo alle 19 con la trasmissione normale, e invece oggi facciamo dei pezzi che apparentemente sono slegati l'uno dall'altro, cioè apparentemente sono staccati uno dall'altro, invece hanno un discorso, un filo comune che ci permettono sia di comprendere alcuni aspetti del mondo antico, sia di comprendere alcune storie, alcuni modi di essere che noi abbiamo nella vita. Bene, il primo pezzo, che è abbastanza breve, è di Sesto Empirico e fa parte di un suo libro, Gli Schizzi Pironiani. Sto Sesto Empirico fu un medico fra il 180 e il 220 d.C., per cui in pieno sviluppo del cristianesimo, e fu un filosofo greco ed è la fonte più importante per la conoscenza dello scetticismo antico. In realtà c'è parecchia gente che parla degli scettici molto sputanandoli, cioè parlandoci male. Gli scettici e gli epicurei erano due correnti filosofiche che sono state veramente attaccate talmente violentemente dal cristianesimo da essere praticamente distrutte, tant'è che degli scettici non è rimasto quasi niente, eppure per credo quasi 100 anni hanno dominato l'Accademia di Atene, e degli epicurei vedremo dopo cosa è rimasto. Bene, di questo Sesto Empirico, dagli suoi schizzi pirroniani, ricordo che Pirrone fu uno, ho staccato i telefoni un'altra volta, nel senso che prima ho lasciato i telefoni per parlare in privato, chi ha voluto, chi ha telefonato, qualcuno ha apprezzato l'opera, qualcun altro ha detto che faceva schifo naturalmente, e che potevo sentirmela a casa, naturalmente l'ho mandato dove che va bene, insomma. Per cui adesso leggerò. Per cui Sesto Empirico, dagli schizzi pironiani, vediamo come lo scetticismo affronta i fenomeni. Cioè, agli scettici venivano accusati di negare l'esistenza del fenomeno, cioè non esiste il Monte Grappa. Allora vediamo un attimo, più o meno era questo, insomma, faccio una battuta perché qui in radio ormai sta girando da qualche mese grazie a Franco. E Sesto Empirico scrive, leggerò lentamente perché è tradotto in forma abbastanza arcaica, è abbastanza complesso da capire. Coloro che dicono che gli scettici sopprimono i fenomeni, parmi non abbiano udito quello che da noi si dice, che noi non sovvertiamo quello che, senza il concorso della volontà, ci conduce ad assentire in conformità dell'affezione che consegue alla rappresentazione sensibile, come sopra anche abbiamo dichiarato. E questi sono i fenomeni, cioè i fenomeni esistono, dice Sesto. Quando invece investighiamo se l'oggetto è tale quale appare, noi concediamo che esso appaia in quella data maniera, cioè io vedo l'albero fatto in quella maniera, ma investighiamo non già intorno al fenomeno, ma intorno a ciò che si afferma del fenomeno. E questo è altra cosa dall'investigare circa il fenomeno stesso, cioè non metto in discussione l'albero. Così, per esempio, il miele produce in noi manifestatamente una sensazione di dolcezza, questo lo ammettiamo, proviamo infatti una sensazione di dolcezza, ma ciò che è per noi oggetto di ricerca è quello che si afferma, cioè se esso, il miele, sia dolce in se stesso, già che questo non è il fenomeno, ma ciò che si dice del fenomeno, cioè è dolce il miele o sono io con la mia lingua che lo sento dolce. Che se anche solleviamo delle questioni direttamente circa i fenomeni, non lo facciamo perché si voglia sopprimere i fenomeni, ma per dimostrare la sconsideratezza dei dogmatici. Infatti loro affermano che esiste Dio, per esempio, è una roba fuori di testa. Se infatti il ragionamento si palesa tale un ingannatore che per poco non riesce a sottrarci perfino i fenomeni di sotto gli occhi, come non lo si deve guardare con diffidenza,
nelle cose non evidenti se non vogliamo lasciarci andare seguendo ad asserzioni temerarie? Se io dico che quella cosa l'ha creata Dio, è un'asserzione temeraria. Come faccio io a credergli se non investigo sulla cosa, su ciò che produce la cosa e su come la cosa si muove? Questo discorso che fa Sesto è un discorso che verrà cancellato con la forza delle armi dai cristiani, perché i cristiani non hanno nessun arma per opporsi a questo discorso. E questo discorso, ricordiamoci, che è la base della scienza. Ma passiamo alla scienza vera e propria. Passiamo a questo poema, un poema incredibile, assurdo, quasi fuori dallo spazio e dal tempo. Tito Lucrezio Caro, 98 avanti Cristo, circa 54 avanti Cristo, è l'autore del primo capolavoro di risonanza mondiale scritto in lingua latina. Il suo poema De Rerum Natura è, oltre che l'esposizione della dottrina del filosofo ateniese Epicuro, 341-270, l'opera originale di un genio per la completezza con la quale il poeta ha assimilato il pensiero del suo maestro. Va bene, e allora, per dire questo, noi facciamo una operazione molto, molto semplice. Questo poema fatto da questo Lucrezio, in realtà è il discorso della natura, è il discorso epicureo. Faccio notare che gli epicurei vennero fatti sparire proprio da quel Costantino che ha fatto venire fuori il cattolicesimo, cioè che ha dato spazio al cattolicesimo. E questo libro, De Rerum Natura, che è effettivamente un capolavoro, e che allora era un capolavoro, nel senso che veniva letto, era impressionante come libro, e ne capirete anche quando ve ne leggerò alcuni passi. Bene, praticamente fu fatto sparire, è un poema epico in 6 libri ed è stato fatto sparire letteralmente da Costantino, e l'opera è caduta nell'oblio. Praticamente per 400 anni quasi quest'opera è stata il fondamento delle scuole a Roma e in tutto il bacino romano. Poi nel 1417 la scoperta di un manoscritto del poema da parte di Poggio Bracciolini diede inizio alla fortuna moderna. La filosofia di Epicuro, benché sostanzialmente etica nelle intenzioni, si basava sull'atomismo di Democrito. Questa fondamentale dottrina occupa così un posto eccezionale nel poeta, e la brillante esposizione lucreziana fa sì che il De Rerum Natura costituisca uno dei più grandi capolavori di tutta la letteratura scientifica. Volete un'idea della letteratura scientifica prima che il macellaio di Sodoma e Gomorra, quell'imbecille di suo figlio, ammazzasse e fece strage degli individui? Bene, vi leggerò il pezzo Le acque del mare. Quello che vi leggo sono concezioni e concetti di 100 anni circa nel primo secolo avanti Cristo, che chiaramente hanno una storia, per cui si calcola chiaramente che abbiano almeno 1000 anni questi concetti. Attenzione cosa dice Lucrezio delle acque del mare. Fa meraviglia che il mare non cresca, dove tante affluiscono acque, dove tutti convengono i fiumi terrestri. Aggiungi le piogge vaganti, le rapide fosche tempeste che tutti inondano i mari e tutte le terre. Aggiungi poi le sue stese perenni sorgenti. Eppure tutta quest'acqua, di fronte al volume del mare, è solo una goccia. E dunque non rechi stupore a nessuno se il mare, già così grande, non cresce. Gran parte poi ne sottrae l'arsura del sole. Infatti le vesti bagnate si asciugano subito ai raggi ardenti del sole, ma vasti vediamo immensi distendersi i mari. Comunque, per quanto la parte d'acqua marina che il sole nei singoli punti assorbisce sia poca, e se pensi a quell'ampia distesa vedrai che l'ardore non poco svapora dell'onde, anche i flagelli del vento consumano parte dell'acqua marina. Vediamo che il vento in breve asciuga le strade notturne e il mollefango indurisce, e inoltre le nubi
Già dissi che molta acqua raccolta dai piani del mare riversan qua e là per la terra, portate dal vento al cadere della pioggia. Infine, poiché della terra il corpo è poroso e al mare congiunta ne cinge le rive, così come l'acqua viene dalla terra al mare, si deve alla terra rispandere dal mare salato, e il sale si filtra, e l'acqua alle sorgenti dei fiumi ritorna, e quindi alla terra di nuovo, con dolce e lene cammino fluisce, per dove una via già solcata discendere, fece le onde con liquido piede. Cioè, questa visione, la visione dell'evaporazione, la formazione delle nubi, la pioggia, tutta l'acqua che va al mare e l'acqua che ritorna in nubi, che ritorna in pioggia, e la terra che filtra il sale, cioè che non è salata, e l'evaporazione stessa, erano concetti che vengono fatti sparire dal cristianesimo per farli mettere in bocca alla provvidenza divina. Questa è una delle... Il cristianesimo veramente ha distrutto, saccheggiato quello che è il sapere e la conoscenza umana. E poi vi stupite se qualcuno che ha fobie sessuali crede nel demonio. Gliel'hanno instillato a botte, gli hanno instillato massacrandolo sessualmente, massacrandolo eticamente, massacrandolo moralmente. Questa è la vergogna. E leggendo queste pagine ancora fa più rabbia ancora questo, come vengono distrutte le persone. Però c'è un passo molto importante, che vado ancora avanti con l'aspetto scientifico, però mi fermerò laddove c'è un discorso di traduzione per farvi comprendere come vengono tradotti i testi antichi. Attenzione, e questo è dal capitolo secondo, nemmeno è da credere che tutte le specie di atomi si possano insieme legare, questo è il discorso di Lucrezio, ma era anche il discorso di Democrito, si possono legare insieme con altre specie qualsiasi, che allora vedresti dovunque sorgere mostri, la prole umana commista con quella ferina, nascere rami fronzuti da corpi viventi. Cioè praticamente dice, non si possono mescolare le specie dei viventi, questo è il discorso che sta facendo, stirpi terrestri meschiati a stirpi marine, e chimere dall'alito orrendo di fuoco andar per la terra pascendo raminghe, ma niente accade di simile, le cose tutte vediamo in virtù del seme appropriato e di certa materia creatrice, serbare crescendo il loro genere. Non conosceva la catena del DNA, però non era stupido. E per questo una stabile causa deve esserci. Infatti, dei cibi onde il corpo si nutre, soltanto quegli atomi entrano atti a produrre congiunti quei corpi opportuni alle singole membra. Vediamo che il corpo rigetta da sé le strane sostanze e che molti dal corpo atomi fuggono via di nascosto, battuti da colpi, quelli che unirsi non possono mai né dentro produrre o imitare i moti vitali esistenti. E non gli animali soltanto, ma tutte le cose obbediscono a questa medesima legge. Non Dio padrone e non Dio creatore, ma delle leggi interne alle cose. Chiaro? Attenzione adesso. Poiché, come tutte le cose create, sono tra loro dissimili. Alt, fermo. Tutte le cose create. Ma che cazzata è questa? Allora andiamo a vederci, e dice dissimiles sunt inter se genite genitae res. Ma questo genitae, mia figlia dice, è mica mio, io non so mica il latino, è generare. Allora la traduzione esatta sarebbe: poiché come tutte le cose generate sono tra loro dissimili, ovunque esistono mondi, così è necessario che sia fermata ogni cosa da diversa figura di atomi. Attenzione, così è necessario che sia formata ogni cosa da diversa figura di atomi. Guardatevi un po' i modelli della fisica atomica. Guardatevi i modelli della fisica atomica e capirete le strutture atomiche che hanno modelli diversi. Questo è stato scritto da Lucrezio. Questo libro è stato distrutto e annientato dai cristiani, è stato scritto 50 anni circa prima di Cristo, e i cristiani lo hanno distrutto dal 330 in poi. E non è una vergogna, non fa rabbia questo. Pensate un po' cosa hanno fatto agli uomini.
E adesso che ci abbiamo visto cosa ci hanno distrutto i cristiani, andiamo a leggersi cosa hanno costruito i cristiani. Perché il bello della diretta è se questo, no? Quando viene annientato qualcosa, quando qualcosa viene distrutto, qualcos'altro viene costruito. Cosa costruiscono? E cosa costruiscono? È l'amore per la Madonna. L'amore per la Madonna. Come è avvenuto che nel cristianesimo ci fosse il culto della Madonna? Non c'è nei Vangeli, non esiste. E allora noi ci leggiamo da Verità e Menzogne della Chiesa Cattolica di Pepe Rodriguez, come è stata manipolata la Bibbia e qualcos'altro. Il lento percorso di Maria verso la gloria celeste, hanno appena distrutto un libro di vita, un libro di fisica, un libro che ci diceva le cose come erano allora, no? Allora bisogna usare delle fantasie, bisogna costruire dei fantasmi. Il letto percorso di Maria verso la gloria celestiale ha avuto il suo più poderoso e fondamentale impulso nel V secolo, 500 anni dopo Cristo, con la veemente difesa che il patriarca Cirillo d'Alessandria ha fatto di Maria come Theotokos, madre di Dio, dei genitrix, generatrice di dei, del Dio. Un'affermazione che finì per essere ratificata dalla Chiesa Cattolica quando l'ha proclamata Mater Dei. Ufficialmente invece Maria non fu mantenuta libera da ogni macchia di peccato originale fino al 1854 e la sua, praticamente sono passati 1854 anni prima che si dichiarasse che era libera dal peccato originale e la sua assunzione ai cieli è stata proclamata, indovina da chi? Da quel delinquente assassino criminale nazista che si chiama Pio XII nel 1950. Il primo novembre del 1950, quasi un secolo dopo la celebre pronunzia di Pio IX, ricordate che Pio IX aveva paura che l'Italia fosse unificata, aveva chiamato i francesi, e allora per raccogliere le masse dietro il simbolo, nel 1854, ha proclamato libera da ogni macchia di peccato la Madonna. E Pio XII, che aveva paura probabilmente di essere processato per nazismo, nel 1950 ha proclamato la sua assunzione. Quasi un secolo dopo la celebre pronunzia di Pio IX, un altro pontefice romano, Pio XII, parlando ex cattedra, attenzione, cioè in modo infallibile e non ha convocato nessun concilio, prescrisse, attenzione cosa dice, per l'autorità di Gesù Cristo, nostro Signore, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, e per la nostra propria, si dichiara, promulga e definisce dogma divinamente rivelato che l'Immacolata Madre di Dio Maria, sempre vergine, oh, raga, ecco la verginità sti qua, finita la sua vita terrena, fu innalzata la gloria celestiale in corpo e anima, perciò, se qualcuno ha il coraggio, Dio non lo voglia, di negare in modo volontario di dubitare di ciò che è stato da noi definito, sappia che ha messo in gioco per intero la sua fede divina e cattolica. In altri tempi diversi sarebbe stato messo al rogo. È senza dubbio sconvolgente che Pietro e Paolo, la cui autorità è stata invocata da Pio XII, non dedicassero a Maria nemmeno una riga nei loro scritti neotestamentari. Mircea Eliade e Ioan P. Culliano, studiosi di miti, hanno riassunto con queste parole il processo evolutivo di Maria. Si imporrà la posizione espressa nel secondo secolo dal protovangelo di Giacomo. Maria rimase virgo in partum e post partum, cioè fu sempre virgo, sempre vergine, prima del parto e dopo il parto. Maria, nell'insieme di personaggi primordiali dello scenario cristiano, raggiungerà infine un posto sempre più sovrannaturale. Il secondo concilio di Nicea del 789 la considererà al di sopra dei santi, siamo nel 789, per i quali è prevista solo la riverenza, mentre a Maria è concessa la soprariverenza. Maria in questo modo viene convertita in un membro della famiglia divino,
divina, la madre di Dio. La Dormitio Virginis si trasforma in Maria in celis absumpta. Maria, esclusa secondo i francescani dal peccato originale, diviene Mater Ecclesia, Mediatrix e Intercessor del genere umano davanti a Dio. Così il cristianesimo insedia in cielo un modello familiare molto meno rigoroso e inesorabile del patriarcato solitario del Dio biblico. Questo processo però non è stato così lineare e limpido come sembra suggerire questa citazione. Attenzione! Nel III secolo i padri della Chiesa avevano accusato Maria di peccati molto gravi, come mancanza di fede in Cristo. Infatti basta leggere i Vangeli e quel Gesù dice: ma chi cavolo sei? A me memare? Ma sti qua e se memare, qui che sei, qui che fa la volontà del me pare e se memare, mica è, ma scherziamo. Avevano accusato Maria di molti peccati gravi, come la mancanza di fede in Cristo, orgoglio, vanità, eccetera. Durante il IV secolo Maria è stata considerata al di sotto del più insignificante dei martiri. Nelle orazioni liturgiche all'epoca si veneravano i santi chiamandoli per nome, mentre Maria è stata inclusa in queste pratiche solo a partire dal V secolo. La prima chiesa dedicata a Maria è stata costruita a Roma soltanto alla fine del V secolo. Oggi in questa città ce ne sono più di 80 consacrate a lei. Per quanto riguarda il culto mariano, non ci sono segnali fino a quando il Concilio di Efeso 431, nel quale Cirillo d'Alessandria, padre della Chiesa, riuscì a imporre, attenzione, com'è che l'ha imposto? Grazie a ingenti corruzioni, il dogma della maternità divina di Maria. Il Concilio di Efeso fu convocato dall'imperatore Teodosio II, ma per problemi di spostamenti e di malattie, perfino la morte, che colpirono alcuni vescovi, la data d'inizio fu spostata di 15 giorni. Infine, sebbene dovessero ancora arrivare vescovi importanti e contro la volontà del governo, Cirillo, accusato da Teodosio II di superbia e di avere un carattere polemico e pieno di rancore, decise di dare il via al sinodo per proprio conto, assicurandosi con questa manovra una maggioranza favorevole alle sue intenzioni e contraria a quella di Nestorio. Il documento scaturito dalla prima sessione di questo sinodo fu una vittoria assoluta per Cirillo, in quanto si fece sapere al vescovo Nestorio, assente dal plenario, che, riunitosi nella città di Efeso per la grazia del più pio degli imperatori, santo fra i santi, il santo sinodo fa sapere a Nestorio, il nuovo Giuda, che a causa delle tue empie manifestazioni, della tua disubbidienza ai canoni del santo sinodo, sei stato deposto questo 22 giugno e non possiedi ormai rango alcuno nella Chiesa. Un colpo di Stato, in pratica. Il concilio avrebbe avuto però una seconda sessione quando, giorni dopo, arrivano a Efeso i vescovi siriani, gli orientali, che chiesero la presenza di Candidiano, commissario imperiale e protettore del concilio, che era stato imperiose et violenter espulso dal sinodo di Cirillo, e si riunirono in legittimo concilio insieme con i prelati che si opponevano a Cirillo. Vennero così deliberate la deposizione di Cirillo e del vescovo locale Memnone, le cui orde di monaci fanatici costrinsero Nestorio a chiedere rifugio e protezione ai militari. Avevano già cominciato prima con gli altri a usare i fanatici, a usare il linciaggio, no? È l'unico modo che hanno i cristiani per imporre i loro dogmi, e la scomunica dei restanti padri conciliari fino a quando non avessero condannato le dottrine di Cirillo approvate in precedenza, in quanto erano in radicale contrapposizione con la dottrina del Vangelo degli Apostoli. Questo decreto conciliare emesso in campo contrario fece insorgere le masse controllate da Cirillo e da Memnone, e la situazione precipitò nel caos. Subito dopo cominciò un incrocio di decreti emanati dai due concili con rispettive scomuniche e mutue destituzioni. Infine si rese necessario l'intervento del tesoriere imperiale, che mediante un decreto del monarca fece deporre e arrestare Cirillo, Memnone e Nestorio,
Fu precisamente durante questa fase polemica del Concilio di Efeso che Cirillo presentò ufficialmente il dogma di Maria come Theotokos o Madre di Dio. Anche se certamente lo fece dopo aver dilapidato la fortuna della Chiesa di Alessandria distribuendola, eulagias, donativi, allo scopo non solo di evitare l'arresto, ma di guadagnarsi anche i favori della corte imperiale nei confronti della sua proposta. Pratica la corruzione come mezzo di distruzione della Chiesa Cattolica. No, fa parte della sua storia, d'altronde. Cirillo, che è stato insignito come Doctor Ecclesias, il titolo massimo della Chiesa Cattolica, appena un secolo fa, versò gigantesche somme di denaro ad alti funzionari, usando così la sua celebre capacità di persuasione, come dice Nestorio, con un sarcasmo che certamente non sarebbe durato a lungo, dei suoi dardi dorati. Una lettera di Epifanio, arcidiacono e segretario Sicellus di Cirillo, al nuovo patriarca di Costantinopoli, Massimiano, menziona i regali, un elenco allegato li classifica con cura. È il padre della Chiesa Teodoreto, vescovo di Ciro, in forma come testimone oculare. Il dogma ha avuto il suo prezzo, non vi è dubbio. In fin dei conti si è mantenuto vigente fino ad oggi e il successo santifica i mezzi. In rapporto al passato mitico pagano, a cui tanto bene si è ispirato tutto ciò che è fondamentale nel cristianesimo, Karl-Heinz Deschler segnala, uno storico, che non è stato certamente indifferente il fatto che la maternità divina di Maria prendesse corpo precisamente a Efeso, cioè nella sede centrale della grande dea pagana, la Cibele Frigia, la dea protettrice della città Artemisia, che i peregrini efesi erano abituati a venerare da secoli. Artemisia, venerata particolarmente a maggio, come interceditrice, salvatrice, finì per fondere la sua immagine con quella di Maria per via della sua perpetua verginità. Solo che è un po' diverso il discorso. Questo è il modo con cui i cristiani, soldi, massacri, uccisioni, devastazioni, hanno inventato prima e imposto dopo il dogma della Madonna. Per cui ogni volta che andate a pregare questa disgraziata, non fate altro che rinnovare le uccisioni, i massacri, i saccheggi, le estorsioni, e a questo è sempre servito questo tipo di culto, sempre, solo a costruire la miseria e a costringere chi è in miseria a mettersi in ginocchio. Chiaro questo? Questo è stato tratto da Verità e Menzogne della Chiesa Cattolica. Ma io non mi fermo qua. Non è che mi interessi più di tanto. Conosco benissimo le immagini cristiane. Ciò che mi interessa davvero, è la stregoneria. E allora, proprio per la stregoneria, raccontiamo una storia. Raccontiamo una storia di donne. Ed è importante raccontare le storie di donne. Perché se dimentichiamo le storie delle donne, dimentichiamo la vita. C'era una volta... Ah, questo lo sto prendendo da Donne che corrono coi lupi, di Clarissa Pinkola Esters. C'era una volta una giovane che viveva in un profumato bosco di pini. Il marito era lontano a combattere una lunga guerra. Quando finalmente fu congelato, tornò a casa, ma si rifiutò di entrarvi perché si era abituato a dormire sulle pietre. Stava giorno e notte per conto suo nel bosco. La giovane moglie era tanto eccitata quando le dissero che finalmente il marito sarebbe tornato a casa, che prese a comprare cibi e a cucinare piatti e piatti e ciotole e ciotole di giuncata, di soia e tre tipi di pesce, tre tipi di alghe e riso cosparso di pepe rosso e dei bei gamberi rossi e color arancio. Sorridendo timidamente, portò i cibi nel bosco e si inginocchiò accanto al marito. Tanto stanco della guerra, egli offrì le stupende pietanze che aveva preparato, ma lui saltò in piedi e diede un calcio ai vassoi, sicché la giuccata si sparse per terra, il pesce volò per aria, le alghe e il riso si sparsero ovunque,
e i grossi gamberi arancioni rotolarono lungo il sentiero. «Lasciami stare!» urlò e le voltò le spalle. Era tanto in collera che lei ne ebbe quasi paura. Alla fine, disperata, riuscì a raggiungere la caverna della guaritrice che viveva lontano dal villaggio. «Mio marito è tornato gravemente turbato dalla guerra», disse la moglie. «Si infuria continuamente e non mangia nulla. Vuole restare all'aperto, non vuole più vivere con me come un tempo. Puoi darmi una pozione per renderlo di nuovo gentile e affettuoso?» La guaritrice la rassicurò. «Posso fare questo per te, ma mi occorre uno speciale ingrediente. Purtroppo ho esaurito i peli dell'orso della luna crescente. Devi dunque arrampicarti su per la montagna, trovare l'orso nero e portarmi un pelo della luna crescente che ha sulla gola. Allora potrò darti quel che ti occorre e la vita tornerà ad essere bella». Molte donne si sarebbero scoraggiate, avrebbero ritenuto impossibile quell'impresa, ma lei no. Perché era una donna che amava. «Oh, ti sono così grata», disse. «È così bello sapere che si può fare qualcosa». Si preparò per il viaggio e la mattina dopo prese a salire su per la montagna e intanto cantava «Arigato Zaisu», che è un modo per salutare la montagna e dirle «Grazie di lasciarmi salire sul tuo corpo». Salì sulle colline dove i massi erano come grosse pagnotte di pane. Raggiunse un altopiano ricoperto da un bosco. Gli alberi avevano lunghi rami drappeggiati e foglie che parevano stelle. «Arigato Zaisu», cantava. Era un modo per ringraziare gli alberi che sollevavano le chiome per lasciarla passare. Così riuscì ad attraversare il bosco e riprese a salire. Ora era più faticoso. La montagna aveva fiori spinosi che si impigliavano all'orlo del kimono e rocce che le sbruciavano le piccole mani. Strani uccelli neri le volavano incontro nel crepuscolo e la spaventavano. Sapeva che erano muembotoche, spiriti dei morti, che non avevano parenti e per loro intonò preghiere. «Vi sarò parente. Farò in modo che possiate riposare». Salì ancora, perché era una donna che amava. Salì finché vide la neve sulla cima della montagna. I piedi si bagnarono e diventarono freddi, ma lei continuò a salire perché era una donna che amava. Si scatenò la tempesta, i fiocchi di neve le entrarono negli occhi e nelle orecchie. Accecata, continuava a salire. E quando smise di nevicare, la donna cantò «Arigato Zaisu», per ringraziare i venti che non la accecavano più. Si rifugiò in una piccola caverna, così piccola che ci stava dentro a malapena. Aveva del cibo per sé, ma non mangiò. Si ricoprì le foglie e dormì. La mattina l'aria era tranquilla e tra la neve si scorgeva persino delle pianticelle verdi. Ecco, pensò, è arrivato il momento di trovare l'orso della luna crescente. Cercò tutto il giorno e all'imbrunire trovò delle grosse cataste di legna e non ebbe più bisogno di cercare, perché un gigantesco orso nero camminava pesantemente sulla neve lasciandosi dietro profonde orme. L'orso della luna crescente ringhiò ferocemente ed entrò nella sua tana. La donna frugò nel fagotto e mise il cibo che aveva in una ciotola. L'appoggiò sulla soglia della tana e tornò a nascondersi nel suo rifugio. L'orso sentì il profumo del cibo e uscì barcollando dalla tana, ringhiando così forte da far rotolare delle pietre. L'orso girò un po' di volte attorno al cibo, sentì il vento e inghiottì il cibo in un solo boccone, poi sparì nella sua tana. La sera dopo la donna fece la stessa cosa, ma dopo aver deposto la ciotola non tornò nel suo rifugio, ma si fermò a mezza strada. L'orso sentì l'odore del cibo, uscì dalla tana, ringhiò da scrollare le stelle dai cieli, girò attorno molto cautamente, sentì l'aria, ma alla fine inghiottì il cibo e tornò nella tana. La cosa continuò per parecchie notti, finché in una scura notte blu la donna sentì di avere abbastanza coraggio
da aspettare vicino alla tana dell'orso. Mise il cibo nella ciotola sulla soglia della tana e lì rimase in piedi in attesa. Quando l'orso sentì l'odore del cibo e uscì, vide non soltanto il solito cibo, ma anche un paio di piccoli piedi umani. L'orso voltò il capo e ringhiò tanto forte da farle rumoreggiare le ossa. La donna tremava, ma restò al suo posto. L'orso si ripiegò sulle zampe posteriori, spalancò le fauci e ringhiò tanto che la donna poté vedere il palato rosso e marrone della bocca. Ma non si diede alla fuga. L'orso ringhiò più forte e allungò le zampe come per afferrarla, con i 10 artigli che pendevano come 10 lunghi coltelli sulla sua testa. La donna tremava come una foglia al vento, ma rimase dov'era. «Per favore, caro orso», implorò, «per favore, ho fatto tutta questa strada perché ho bisogno di una cura per mio marito». L'orso lasciò ricadere a terra le zampe sollevando una nuvola di neve e osservò la faccia terrorizzata della donna. Per un attimo alla donna parve di poter vedere intere catene montuose, vallate, fiumi e villaggi riflessi nei vecchi occhi dell'orso. Provò una gran pace e smise di tremare. «Ti prego, caro orso, ti ho nutrito per tante notti. Potrei avere un pelo della luna crescente che hai sulla gola?» L'orso rifletteva e pensava: «Questa piccola donna sarebbe un buon cibo», ma improvvisamente provò per lei tanta pietà. «È vero», disse l'orso, «della luna crescente, sei stata buona con me. Puoi prendere un mio pelo, ma fai in fretta, poi vattene subito e tornatene a casa». L'orso sollevò il muso perché potesse vedere la bianca luna crescente sulla gola e la donna vide anche il suo cuore pulsare forte. La donna poggiò una mano sul collo dell'orso e con l'altra prese un lucente pelo bianco e in fretta lo strappò. L'orso indietreggiò e urlò come se fosse stato ferito. Poi il dolore si trasformò in stizza. «Oh, grazie mille, orso della luna crescente, grazie mille!» La donna si piegò in mille inchini, ma l'orso grugnì e fece un passo avanti, urlò parole che lei non poteva comprendere, che pure aveva sempre saputo. La donna si volse e volò giù dalla montagna, corse sotto gli alberi con le foglie a stella e sempre andava intonando «Arigato, zaizo!» per ringraziare gli alberi che sollevavano i rami e la lasciavano passare. Inciappò sui massi che parevano grosse pagnotte di pane urlando «Arigato, zaizo!» per ringraziare la montagna che l'aveva lasciata salire sul suo corpo. Sebbene avesse gli abiti ridotti in brandelli, i capelli tutti spettinati e la faccia sporca, corse giù per gli scalini di pietra che portavano al villaggio. Di corsa percorse la strada e raggiunse la campagna dove la guaritrice scendeva a curare il fuoco. «Guarda, guarda! Eccolo, l'ho trovato, l'ho ottenuto, il pelo dell'orso della luna crescente», urlava la giovane donna. «Bene», disse la guaritrice con un sorriso. Guardò attentamente la donna e prese il pelo bianco e lo guardò alla luce. Soppesò il lungo pelo in una mano, lo misurò con un dito ed esclamò: «Sì, è un autentico pelo dell'orso della luna crescente». Poi all'improvviso si volse e gettò il pelo nel fuoco, dove scoppiettò e bruciò una splendente fiamma arancione. «No!» urlò la donna. «Cosa hai fatto?» «Calmati, va bene così, è tutto a posto», disse la guaritrice. «Ti ricordi tutto quello che hai fatto per scalare la montagna? Ricordi tutto quello che hai fatto per conquistare la fiducia dell'orso della luna crescente? Ricordi quel che hai visto, quel che hai udito, quel che hai sentito?» «Sì», rispose la donna, «lo ricordo benissimo». La vecchia guaritrice le sorrise e disse: «Ora, per favore, figlia mia, torna a casa con tutte queste tue nuove conoscenze e comportati nello stesso modo con tuo marito». E questa è una storia di stregoneria. Se non conoscete la strategia con la quale siete nati
non ricorderete nemmeno la strategia che vi serve per affrontare la morte. Questo è il senso reale di questa storia. Bene, proviamo a agganciare i telefoni 049 700 700, 049 700 838. Ricordo che questa è una parte eccezionale della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, e questa storia è stata presa da Clarissa Pincola Estes, Donne che corrono con i lupi. Perché in fondo la storia delle donne è la storia del nostro sistema sociale ed è la storia della nostra vita. Bene, detto questo, possiamo parlare anche di rassegna stampa. C'è sempre qua quella grande tonnellata, quel prete innocente crocifisso, 9 bambini stuprati. Le perizie mediche dimostrano che questo è avvenuto. Faceva riti satanici. Pronto? Tramini, buonasera. Parlo con Radio... Radio Gamma, sì? Sì. Volevo sapere, avete dato un titolo di un libro, Verità e menzogne nella Chiesa Cattolica. Sì? Volevo sapere l'editore, per cortesia. Editori riuniti. Benissimo, grazie. Prego. Buonasera. Buonasera. Quel prete innocente crocifisso è morto, ha fatto un collasso dal suo avvocato quando gli hanno chiesto 14 anni di reclusione. Facevano riti satanici nei cimiteri, mettevano i bambini nelle bare, li intimidivano e li ricattavano. Il satanismo e tutti i riti satanici appartengono alla Chiesa Cattolica, cioè la Chiesa Cattolica che li organizza. Perché solo la Chiesa Cattolica ha il concetto di male di quel tipo. Solo la Chiesa Cattolica ha le perversioni sessuali di quel tipo. Gli altri possono essere diversi, possono far cazzate, possono avere anche tanti peli per la testa, possono essere truffatori, ma solo la Chiesa Cattolica è la truffa fatta persona. Cioè solo il profeta della Chiesa Cattolica è un disgraziato, un lazzarone, un torturatore, un delinquente. Questo è il vero problema. Pronto? Pronto? Sì? Buonasera. Sono Giovanni, sta attento a, non so poveri ci parlare con una stanza per rispetto. Degli assassini, si chiamano assassini, i mafiosi si chiamano mafiosi, questo è il vero rispetto. Sento cosa che dice la gente, senti che bocca crega. Certo. Ciao. Certo che io ho bocca per chiamare il macellaio di Sodoma e Gomorra, quel lurido pazzo, un assassino, perché questa è la sua attività. Il rispetto va fatto alla vita, questo va fatto il rispetto, non il diritto a macellare persone e costringere in ginocchio bambini, ma stiamo scherzando. Va bene, visto che i cristiani considerano rispetto la costruzione di campi di sterminio, la costruzione di bambini in ginocchio, rispetto, quello è macello. Non si ha rispetto per chi gestisce i campi di sterminio, si ha rispetto per la vita, non per gli assassini. Uno che è cristiano, nel momento in cui si fa cristiano, è responsabile di strage e genocidio. Ogni cristiano è responsabile di strage e genocidio. Che poi la magistratura non intervenga, perché chiaramente è un po' bizantina la cosa, però dal punto di vista filosofico, dal punto di vista del pensiero, dal punto di vista dell'etica e della morale, dal punto di vista dei comportamenti civili, ogni cristiano è responsabile di assassinio, genocidio, tortura. Giordano Bruno non l'ha messo sul rogo soltanto una persona, tutti i cristiani l'hanno messo sul rogo. Macellaio di Sodoma e Gomorra compreso. E quando si chiede rispetto si chiede sottomissione. Come si può avere sottomissione per chi gestisce i campi di sterminio? Non è possibile, eticamente non è accettabile quello. Come si fa ad avere rispetto di chi ha sterminato 100 milioni di indios? Ma ci rendiamo conto a cosa ci stiamo dicendo? Va bene signori, metto su un po' di iniziative radio e ci diamo appuntamento per Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano.